buongiorno a tutti, siamo questo oggi qui con Mister Damianovic. Mister, oggi un 0-0 intenso contro il Monregale, un derby monregalese d'alta classifica. Ti chiedo se ti aspettavi questo genere di partita e se sei soddisfatto del punto preso quest'oggi. Buongiorno, ma prima di tutto un punto è un punto e non sono contento ovviamente perché dovevamo vincere questa partita, però mi aspettavo proprio la partita così. Loro sono una squadra ben allenata, messa bene in campo da Mister Giuliano, infatti gli faccio anche i complimenti. Noi siamo una squadra giovane che ha pagato caro tutti i sbagli, anche nelle partite abbiamo perso tanti punti per strada, non avendo sta esperienza. Anche oggi certi episodi, come quel cartellino rosso, ci facciamo male da soli e quello è il problema. Secondo me anche era il momento, proprio in quel momento lì era da spingere, di provare a portare a casa 3 punti, però è andata come è andata, un punto è un punto, siamo sempre lì, continuiamo a lottare fino all'ultimo, ci proviamo. Sì, tra l'altro l'espulsione è arrivata a circa un quarto d'ora dalla fine, poteva essere forse l'uomo in più decisivo e poi tra l'altro lo perderete per, credo, almeno 2 giornate. Ma quello è da vedere, però comunque la reazione ecco, sono quei episodi che poi fanno male, non avendo l'esperienza, ripeto, questa squadra ha un'età media di 17 anni e neanche per il campionato di prima categoria ci vuole l'esperienza. Infatti dall'altra parte, con Mister Giuliano, questa squadra in ogni momento sa cosa vuole e quello è anche il nostro problema. Però, ripeto, ci sono ancora 5 partite e ci proviamo fino alla fine. Esatto, mister, 5 partite, 5 finali in questo campionato, 5 le squadre lì, in pochissimi punti. Ti chiedo intanto che finali di stagione ti aspetti e cosa può avere il Trevallo in più rispetto alle altre contendenti. Sì, è un campionato, prima di tutto è un campionato bellissimo, molto intenso e cosa possiamo aspettare dal Trevalli? Sicuramente in questi giorni cerchiamo di recuperare la gente che ci manca e proviamo a fare una spinta finale, come hai detto, 5 partite, 5 finali, tanto la mia mentalità non è quella di mollare, quindi chiedo anche la reazione dei ragazzi, qui sì, adesso è il momento di fare la reazione, quindi mi aspetto, ci abbiamo anche la Coppa in mezzo. Quindi non è che con il calendario un po' intenso, però ci proviamo assolutamente, sì, non ci tireremo dietro neanche per un passo. Tra l'altro, Coppa che avevi visti anche in finale nell'anno scorso, può essere almeno un bissare il risultato e arrivare lì per provare a chiudere una stagione importante comunque per il tuo Trevallo. Sì, tanto andiamo su tutti i fronti, come si dice, a provare a vincere, ma sia il campionato che la Coppa, la mentalità è quella. Ci proviamo, vediamo a fine dell'anno dove siamo arrivati. Grazie mille, mister. Grazie a voi. Grazie, mister.